di sapere che Netherfield è stato affittato a un bel giovanotto. Pensa che fortuna per le nostre ragazze. E perché? Come sei noioso, Bennett! Puoi immaginare che spero ne sposi una, no? Non ho mai visto modi più piacevoli. Potreste chiamarmi? Come? Charles. Charles! Eccolo! Eccolo! Le mie care cugine! Una donna deve mostrare sempre più simpatia di quella che prova. Il fatto è che dovendo ereditare questa proprietà alla morte di vostro padre, mi son detto che non avrei potuto scegliere moglie se non tra le sue figlie. Dimenticate una cosa! Non vi ho dato la mia risposta. Parlale tu, devi obbligarla a sposarsi! Consideratemi una donna sincera che dice la verità dal profondo del suo cuore. Mi basterebbe avere metà delle tue qualità per essere una ragazza speciale. Se ti metti in testa di rifiutare tutte le proposte di matrimonio, e davvero non so chi ti potrà mantenere quando tuo padre sarà morto. Vogliamo sperare in qualche cosa di meglio? Ci vogliamo illudere che possa essere io a sopravviverti? Ma chi sarà mai questo signor Darcy perché si debba avere paura di lui? Ella è molto graziosa e simpaticissima, scommetto. Di che parli? È tassabile. È un uomo talmente antipatico, peggio per chi se lo piglia. Anche io ho i miei difetti, ma come tutti del resto, no? Il vostro è quello di detestare gli altri. Il vostro è quello di ostinarsi a fraintenderli. Signorina Elizabeth, mi concedete l'onore di una danza? Conosce mio nipote, il signor Darcy? Poco. E non trovate che sia un signore molto bello? Bellissimo. Elizabeth, sono innamorato di voi e desidero sposarvi. L'onore e il patrimonio di mio nipote immenso! E tutta questa immensità con cui dovrebbe essere divisa, sentiamo un po', con voi? Senza nobiltà e senza ricchezza. Ma nella vita c'è sempre un ma. Tu non potresti mai essere felice con un uomo che non stimi, che non consideri degno della tua intelligenza. Destino, c'è sempre un ma. Nella donna c'è sempre un ma. Che sorprese ci dà